le prime tre del girone di ritorno, che incontrano noi, che incontrano la Virtus, giocano con la squadra vecchia, poi dopo dalla quarta in poi quelli che giocano dopo sono svantaggiati, perché chi prende non alla fine del girone di andata, no? Che sarebbe in un mondo normale, alla fine del girone d'andata si tirano le somme e si dice è andato bene, no, alla terza di ritorno, che poteva essere la seconda, la quinta, così, a cazzo, permettetemi di dirlo, a cazzo, come spesso succede in questo disgraziato paese. Adesso giochiamo tre partite di girone di ritorno con questa squadra e dalla quarta in poi giocheremo con una squadra diversa. Quindi i primi tre che giocano contro di noi nel girone di ritorno sono avvantaggiati rispetto agli altri 12. Capite? Quando avremo inserito questi qua, stante che voi sapete meglio di me, che la classifica adesso conta meno di zero, d'accordo? Perché l'anno scorso la prima dei due gironi è andata fuori, 2 anni fa la prima dei due gironi è andata fuori, quindi non conta niente, conta solo come si arriva a maggio. Allora io dico che da questa partita esco con indicazioni positive, mi auguro che i miei giocatori capiscano che l'atteggiamento col quale giochiamo e il frutto del nostro lavoro deve essere prodotto sempre. Perché se si va a Imola pensando di andare in gita, o se si gioca in casa con Verona pensando che sia vinta prima che si cominci, o se si gioca con Udine terrorizzati della famosa 3-2 di Lardo, allora si prendono 20 punti di scatto. Ed è questo quello che mi dà fastidio, non aver perso questa sera di un punto dopo supplementare in casa della prima, avendo sbagliato 2 volte il tiro per vincere. Sì. Allora, siccome io ho sentito qualche sciagurato dirmi, voi sapete, io apro una piccola premessa. Io quest'estate mi sono sbattuto come un assassino per aiutare Gennaro Sorrentino a trovare squadra. D'accordo? Però io ho sentito qualche incauto dire che Sorrentino è meglio di Rozier. Per darvi l'idea della nuvola di puttanate dalle quali siamo circondati quotidianamente. La nuvola immensa di cagate che ci circonda dalla mattina alla sera. Allora, questa era la prima partita che Rozier giocava, sano e senza maschera. Perché ha cominciato con la maschera, poi io che sono tra l'altro anche suo zio, gli ho detto non mi rompere i coglioni, togliti la maschera. E da quel momento la partita è cambiata. Perché con la maschera era morto di paura, i colpi, non vedeva niente, da destra, a sinistra, se l'è tolta e ha giocato da uomo facendo una partita straordinaria. Questa è la prima. Ed è la 17ª partita in cui, è la prima su 17 in cui Rozier gioca da Rozier. Ma non perché ce l'aveva con lo zio, perché avevo litigato con sua nonna, no. Perché prima si è rotto il perone, poi si è rotto il naso, poi ha giocato con la maschera. Matteo Montano, il problema non è questa partita, è la partita prossima. E poi quella dopo. Perché che Matteo Montano sia nelle condizioni di fare queste partite qua, lo sappiamo benissimo. Perché l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto 2 anni fa. Ma il problema non è questa. Il problema è quella prossima. E poi quella prossima dopo, perché essere giocatore di alto livello significa stare sul pezzo sempre. Non una volta sì, 2 volte no, 1 volta forse. Nazareno Italiano in questi climi si esalta, Mancinelli ha giocato da grande campione, uscito per un 5° fallo, forse discutibile, ma lasciamo perdere perché il risultato mi va bene. Dopodiché è chiaro che non possiamo chiedere a Raucci Campogrande di fare di più di quello che hanno fatto. Sarà vero, dove tra l'altro anche lì leggevo un cattedratico dire sarebbe bene che qualcuno ogni tanto aspetta, come c'era scritto? Perché era scritto questo addirittura, una roba del tipo chiedesse scusa o una roba del genere. Io dovrei chiedere scusa, di cosa devo chiedere scusa? Non devo chiedere scusa di niente perché stiamo lavorando la mattina alla sera. Abbiamo sbagliato una scelta in 3 anni. Troveremo un americano similume che ogni tanto la metta. Ma se questi qua non giocheranno come hanno giocato questa sera e ricominceranno a fare quelli con la caghetta, con la Snyder, intimiditi, allora è chiaro che non avremo nessuna parte. Mi auguro che la partita di questa sera li aiuti a capire come si gioca e come ci si comporta se si vuole giocare giocatore, se si vuole diventare giocatore di alto livello. Grazie, arrivederci.